Ciao a tutte! In questo tutorial vi mostrerò come poter realizzare un creeper in resina. Il creeper è un personaggio di Minecraft, che è un videogioco. E allora, intanto per cominciare vi faccio vedere alcuni materiali che vi serviranno. Io ho usato questo stampo che viene da Molded From Love, scrivetelo su Google visto che ha più negozi. Come vedete c'è anche la... Dopodiché vi servirà uno smalto nero o un acrilico nero, quello che preferite, e vari tipi di verde, sempre smalti o acrilici è uguale. Uno stuzzicadente oppure un dotter come preferite. Allora, con lo smalto nero vado a colorare i dettagli principali che sarebbero gli occhi, la bocca e diciamo la base dei piedini. Come potete vedere in questa foto, questi sarebbero i piedini. Questo è quello che deve essere colorato di nero. E ora passo ai verdi. Usando uno stuzzicadente disegno vari quadrettini qua e là, usando varie tonalità di verde. Non devono essere precisi, fateli come preferite, un po' a casaccio. Ho usato vari tipi di smalti e naturalmente prima di colarci poi la resina devono essere asciutti. Questo è quello che ho fatto io, potete metterne quante preferite. E ora si passa alla resina. Io uso la E30 effetto acqua della Prokima, che si usa in proporzione 100 a 60. Quindi se io mettessi 10 grammi di componente A dovrei mettere 6 di componente B e via dicendo, bisogna fare i calcoli. Prima di mescolarla vado ad aggiungere i coloranti. Io uso i coloranti apposta per la resina, ma si possono usare anche volendo gli smalti, anche se gli smalti colorano molto molto meno e quindi bisognerebbe usarne tantissimi. Infatti non conviene molto. Vado a mettere un po' di blu e un pochino di giallo, così appunto faccio il verde. Per fare un verde un po' più acceso aggiungo anche uno smalto. Ne aggiungo giusto un po', non colorerà moltissimo, ma ci si accontenta, diciamo. E aggiungo anche un po' di bianco. Una volta ottenuta la tonalità di verde che preferiamo, o che più somiglia al creeper, possiamo andarla a colare nello stampo. Andiamo a coprire bene tutto e lo lasciamo asciugare. Questa resina si asciuga in 8 ore, io comunque aspetto sempre il giorno dopo per sicurezza. E una volta che sentiamo che è ben asciutto e indurito, possiamo tirarlo fuori. Ed ecco qui il risultato. Io lo trovo molto carino. Come vedete, si vedono bene tutti i quadrettini. Se preferite, potete usare anche dei glitter insieme al colorante verde. Come vedete, nel creeper a destra, appunto, ho aggiunto anche un po' di glitter un po' più scuri. E il verde era anche un po' diverso. Non è facile riuscire ad avere sempre la stessa tonalità. Comunque, spero che questo video vi sia piaciuto. E io vi saluto. Ciao a tutti!